Buon pomeriggio a tutti ragazze e ragazzi, come va? Come state? Tutto bene? Bentornati, benvenuti sul mio canale. Se sentite di sottofondo il rumore del climatizzatore, abbiate pazienza, ma cioè, si sta morendo veramente di caldo, per cui è impossibile, diciamo, girare video, uno sotto praticamente la luce del lampadario. Infatti, io ho soltanto la ring light di fronte e la luce è naturale qua. Alle spalle e senza climatizzatore è impossibile. Oggi qui si sfiorano i 41 gradi. Allora, ma a parte questo, spero che voi stiate bene. Vi ringrazio come sempre per seguirmi e commentarmi sotto i video. Grazie. Allora, oggi vi voglio parlare di ammorbidenti, ammorbidenti persistenti che profumano tantissimo il bucato. È un profumo che oltretutto, appunto, si mantiene nei giorni e proprio lo senti addosso quando apri il cassetto, apri l'armadio e prendi quel capo, quella t-shirt. Dal cassetto senti quel profumo di ammorbidente che cioè, veramente ti inebria, non lo so, ti rende anche di buon umore. Parliamo comunque di ammorbidenti low cost, per me una piacevole scoperta, in quanto non l'avevo mai utilizzato. Un giorno casualmente mi sono trovata a fare la spesa per conto di mia suocera, che come sapete io acquisto anche per lei i detersivi quando mi capita. Mi sono trovata alla Coop perché vicino a casa sua c'è la Coop, Ipercoop, Coop, adesso non so come si chiami anche in altre zone d'Italia. Comunque so che è presente anche il sito dello shop online e quindi è una catena di supermercati, ovviamente. Non avevo mai provato nessun tipo di detersivo. Lei invece, avendolo appunto vicino casa e acquistando spesso anche lì, ha provato degli ammorbidenti, se non che, diciamo, mi ha incuriosito questo brand di appunto questi ammorbidenti che vi mostro subito. Si chiamano i Preziosi e direi che sono preziosi di nome e di fatto e si presentano in tre colorazioni. Io li ho voluti prendere tutte e tre perché ne ho provato uno, l'ho finito e sono andata di corsa veramente a comprarlo e a provare anche le altre due fragranze perché mi sono trovata veramente bene e costano pochissimo. Stiamo parlando di questi ammorbidenti. Aspettate, uno, due e tre. Ok. Sono questi tre, quindi nella profumazione blu, nella profumazione lilla e nella profumazione o colore, infatti non è profumazione, è colore rosso. Il colore è identificativo, adesso sì, che ci sta del profumo o dell'ingrediente principale che contiene questo ammorbidente che fa così tanto profumo e che persiste nel vostro bucato. Quello che ho comprato a mia suocera è che poi lei mi ha fatto provare e mi ha fatto anche vedere una tovaglia che aveva lavato con questo ammorbidente, quindi lavato col detersivo col bucato e poi aveva messo questo ammorbidente che profumava tantissimo e quindi mi è piaciuto e il primo diciamo che ho utilizzato è questo qui blu, prezioso ammorbidente concentrato bouquet ed iris con olio essenziale. Adatto per 30 lavaggi. Di questo io qua ne trovate uno che è vuoto praticamente perché questo appunto è il primo che ho provato, che ho finito e che di corsa sono andata a ricomprare perché mi ha veramente letteralmente stupito della profumazione buonissima. Eccoli qua. E del fatto che praticamente è adatto, cioè basta sufficientemente per 30 lavaggi, ma anche qualcosina in più, costa soltanto 1,45 euro. Stiamo parlando di 750 ml di prodotto, quindi qua sul litro di prodotto, ma è un concentrato. È fatto con prodotti naturali e permette lo stiraggio del capo, del tessuto,
in una maniera veramente facilitata, agevolata, cioè li rende talmente morbidi che viene abbastanza semplice anche stirare i capi più stropicciati. Questo appunto lo trovate nella profumazione Bouquet Iris, sono tutti bouquet e poi c'è lo specifico dell'ingrediente, quindi Casa Coop Bouquet Iris, Casa Coop Bouquet Magnolia, tutti contengono anche degli oli essenziali, quindi anche questo adatto a 30 lavaggi. E poi ammorbidente concentrato Bouquet Lavanda, come vedete la colorazione appunto lilla viola, anche questo con olio essenziale. Rispettiamo anche la natura perché sono fatti, c'è scritto anche qui dietro. Aspettate che ve lo mostro, col 100%, anzi qua proprio davanti, sul davanti, 100% di plastica riciclata. E io mi sono trovata veramente bene, ho già provato, infatti è un pochettino iniziato, qualche tappetto di questo qua alla Magnolia e ha un profumo buonissimo e non potete immaginare quello alla lavanda, cioè sono prodotti comunque naturali, sono profumi naturali che non stancano, non diventano nauseanti e sono così delicati che rendono quel capo veramente fresco, morbido, cioè quasi quasi veramente ti fa piacere indossarlo. Naturalmente vi parlo di questi ammorbidenti perché quando si trova un prodotto che è valido ed essendo anche un prodotto low cost, che quindi costa poco ed è facilmente reperibile sul mercato, è giusto condividerlo soprattutto sui social attraverso i mezzi che si ha a disposizione, perché magari c'è qualcuno che vuole risparmiare o chi come me è spinto dalla curiosità senza abbandonare per carità quello che è il mio preferito in assoluto, come il coccolino, come il Monamour, che probabilmente quando io lo trovo in offerta continuerò ad acquistarlo perché ha una profumazione che è davvero gradevolissima. Io lo amo, sia il coccolino che il Monamour, però se si riesce a trovare, visto che soprattutto anche nelle famiglie numerose si fanno lavaggi frequenti, lavatrici frequenti, e quindi si può anche un tantino risparmiare e avere una giusta proporzione tra qualità e prezzo, secondo me il discorso, cioè il concetto va assolutamente portato avanti e condiviso, quindi non sono né dupe né diciamo brutte copie o belle copie di altri ammorbidenti, ma sono semplicemente degli ammorbidenti validi, persistenti e profumati che, ascoltate a me, provateli se vi capitano, non ve ne pentirete perché vi lasciano veramente vestiti profumati ed è un piacevole, diciamo una piacevole sensazione indossarli. Io vi ringrazio per aver visto il video e vi invito naturalmente come sempre sotto nei commenti a farmi sapere che cosa ne pensate, se li avete provati, qual è la vostra fragranza, il vostro profumo preferito e se come me condividete lo stesso pensiero. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!